Voi siete normali? Che cos'è normale? La psicologia è una scienza giovane. Ad Harvard, come qui nel college di Radcliffe, con voi giovani signore, ci siamo separati dal dipartimento di filosofia per occuparci del nostro specifico campo di studio. Le emozioni saranno l'argomento di questo semestre, specificatamente in relazione con l'illusione. Ho inventato un modello delle emozioni umane che ci guiderà durante le nostre analisi. La teoria DISC. Presto testerò la mia teoria su di voi. Vi garantisco che scoprirò la realtà del nostro essere. E non vedo l'ora di cominciare questa avventura con voi. Grazie. Predominio, persuasione, sottomissione e condiscendenza. Tutte le relazioni umane si riducono all'interazione tra queste categorie di emozioni. Una persona è molto più felice quando è sottomessa a un'autorità benevola. È essenziale che una persona si sottometta volontariamente all'autorità da lei scelta. Nessuno vuole essere costretto a fare qualcosa che non vuole fare. E quella è pura condiscendenza. Coloro che assecondano senza sottomettersi sono infelici e repressi. Questo può portare al risentimento, che spinto agli estremi provoca criminalità, guerra, fascismi. Come si evita la condiscendenza? Si verifica nella maggior parte delle situazioni. Persuasione. La persuasione è l'atto di sedurre le persone col modo di pensare, dominandole così intensamente che quello che vuoi è quello che vogliono e adorano potertelo dare. Questa è la chiave per la vita, l'amore, la felicità, la pace. Le donne persuadono meglio degli uomini. Leader dell'amore. Se gli uomini sono di natura violenta e anarchica e le donne sono di natura caritatevole e amorevole, allora dovrebbero essere le donne a governare il mondo. Non sarebbe una scelta più saggia? Ma attenzione ragazze, noi non lasceremo il nostro potere senza combattere. Sono il dottor William Moulton Marston e sono il creatore di Wonder Woman. Wonder Woman è una lettera d'amore, è una fantasia. Viene da un posto lontano dove c'è ovunque bellezza, giustizia e rispetto. Scrivo quello che vedo delle donne che conosco. Donne che sono in ogni minimo particolare forti e capaci come Wonder Woman. Possiamo discutere sulla lunghezza del suo costume, ma quello che conta è il modo in cui Wonder Woman affronta i criminali. Fa dire loro la verità. È questo ciò per cui combatte. La verità. Per voi, Wonder Woman è solo un fumetto. Per me è la mia vita. Il mio amore.